Siamo presso lo spazio Cleant di Borgo Valsugana per la mostra Glamour e dintorni, pop art e arte sequenziale di Fulber, alias Fulvio Bernardini. La mostra è visitabile fino al 27 novembre, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. È con noi Fulber, Fulvio Bernardini, l'artista protagonista oggi. Buongiorno, Allora, ciao. un artista poliedrico, ma decisamente anche una mostra poliedrica. Sì, la mostra è per tutti. Abbiamo praticamente dipinti ad olio, abbiamo una sezione dedicata alle arti sequenziali, fra parentesi il fumetto e l'animazione, quindi anche lì c'è molto materiale. Però abbiamo, grazie alla struttura, all'architettura di questa bellissima galleria, sala Cliente, siamo riusciti a suddividere proprio le sezioni. Quindi, da dove vi parlo adesso, siamo nella quella che abbiamo ribattezzato Sala Glamour, che è il cuore un po' della mostra, quindi con una serie di dipinti in originale che vanno poi a rivisitare i grandi del Novecento. Allora, una mostra che può essere visitata, come dicevamo, in modo tradizionale, oppure con la realtà aumentata. Ci vuoi spiegare? Dunque, allora, la realtà aumentata è evidentemente una cosa che ha colpito moltissimo perché è un po' la ciliegina sulla torta, perché già i quadri si possono contemplare tranquillamente, fisicamente, non abbiamo sale virtuali, non abbiamo nulla di tutto questo, però la realtà aumentata diciamo che permetterà al visitatore di crearsi una sua esperienza sensoriale. Scaricandosi un'app Belfish, comunque abbiamo anche i totem che possono spiegare bene l'operazione, il visitatore diventa protagonista della mostra in quanto può, puntando poi il suo smartphone su ogni dipinto in esposizione nella sala Glamour, ma anche nelle altre sale a questo punto, può, vedere questi dipinti che si animano. Fulvio, però, in una mostra così tecnologica, così arte, vedo un supporto cartaceo. Vedi bene, il supporto cartaceo che vi sto mostrando, è il Corriere Visionario, che è un tabloid che racconta le mostre, racconta un po' la storia di queste mostre, nel quale si possono anche trovare molte indicazioni, molte informazioni anche sulla mia, così, la mia scelta di abbracciare la pittura, ma si parla anche comunque di fumetto, di animazione. E vengono citate anche molte correnti pittoriche che sono poi il fil rouge che accompagna proprio la mostra. Quindi un tabloid, un giornale a disposizione del pubblico tranquillamente. Poi ci sono anche i cataloghi, ci sono anche tante altre cose, però comunque il tabloid, il Corriere Visionario è una cosa che abbiamo inventato proprio per le mostre. Altra sala, altra sorpresa. Questi spiritelli gialli, racconta. Allora, questi spiritelli gialli sono i Daimon. I Daimon sono in sostanza la firma dei quadri, personaggi ereditati dalla sezione fumetto, che all'epoca erano appunto più caratterizzati per bambini, ora si sono un po' astrattizzati e sono scivolati nelle tele e quindi in questa particolare occasione abbiamo creato proprio anche delle sagome tridimensionali. Per raccontare appunto i Daimon, che appunto ripeto sono protagonisti delle tele, insomma. Ogni opera, vedo, è accompagnata da una parola chiave, giusto? Giustissimo, noi siamo riusciti a far parlare anche le pareti, oltre a far vedere i quadri. E alle mie spalle, ma comunque attorno ad ogni opera, ci sono le keyword, cioè le lettere, le parole chiave, scusate, che vanno ad approfondire l'opera rivisitata, perché comunque le opere rivisitate hanno una loro narrazione, c'è una metanarrazione, c'è la mia narrazione, ma c'è anche la narrazione dell'artista che è stato rivisitato, Picasso, Hering, Basquiat, Modigliani. E quindi è un aiuto ulteriore al visitatore per comprendere meglio la storia dei dipinti. Allora, come dicevi prima, questa sala è la sala Glamour, però questo tipo di ambientazione permette di creare sale diverse. C'è una movie cartoon, la sala di là? Allora, Movie Cartoon è l'ultima sala della Galleria Cliant dove il visitatore può comodamente seduto visionare un video, uno showreel,
nel quale vengono presentate un po' le attività diciamo del periodo televisivo, del mio periodo televisivo, con i giochi a quiz, e poi ci sono una serie di short animati che sono molto gradevoli da vedere, delle prove di animazione, quindi diventa un appuntamento audio-video simpatico, direi. Sì. Grazie mille. Grazie a voi.